Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Battle Cats. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag The Battle Cats qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata ragazzi. Allora, è uscita Girls and Monster, però non andrò a fare opening perché ho visto che dal 16 di questo mese ci saranno un sacco di novità e dovrebbe iniziare il Lunar Festival, quindi il Lunar New Year, ok? Che ci sarà tanta bella robina, compreso anche degli step up per le opening, quindi se apri una succede qualcosa, se ne apri tre succede qualcosa, quando ne apri 11 ci sta il bonus, ok? Quindi molto interessante da andare a vedere. Miau Capsule 8, perché ce ne avevamo due di quelle che avevamo preso con gli stage della settimana passata e con i login, perché giustamente ci stanno anche gli stamp dei login. E mo ce ne stanno a regalare veramente tanti di biglietti dorati pure ragazzi, quindi è meglio tenerli da parte perché ci sarà pure l'Uberfest sempre in quella seconda settimana. Quindi molto importante, scambio con biglietto, mancavano due per fare un altro biglietto dorato. Usa tutto perché vogliamo che il super felino piano piano salga, intanto scambia con biglietto per NP, ok? Impicci che sto a D. Proseguiamo. Allora, oggi, visto che non ci stanno sempre eventi importanti, mi avete detto che la nuova sezione appunto delle leggende misteriose è veramente pesante. Cercheremo di provare a fare questi stage. Cominciamo con Spazio-Tempo Distorto e vediamo se riusciamo a completarlo. Non penso, perché già mi hanno avvisato anche i Mizzolini che è abbastanza complicato. Allora, intanto volevo ringraziare e continuerò a ringraziare per questi giorni Jolly, che è uno dei nostri follower da diverso tempo, che ieri ha fatto un abbonamento in live di tipo Gold, che è una decina d'euro, quindi supporta il canale veramente in modo egregio e quindi lo ringraziamo tantissimo. Giustamente ci saranno occasioni in cui magari nei video dove si può giocare di gruppo ci sarà anche lui, ok? Giustamente non vocalmente, perché se non erro è minorenne, quindi non posso far sentire le voci senza i permessi e robe del genere, quindi è un po' particolare come cosa, ma cercheremo comunque magari di fare partitine insieme. Allora, mettiamo un sacco di Peris, cerchiamo di mettere subito tanta robina. Il Grande Afflitto è simile a un vecchio stage, quindi sono andato a vedere più o meno come si fa. Ci sono dei traitless importanti da andare a sconfiggere e si va di Mitchell dei piccolini con grande tranquillità, ok? E metteremo 10 miliardi di Peris alle spalle di questi. Sto cercando prima di mettere immediatamente anche le Uberone, quindi importanti. E adesso direi che posso mettere tutto. Ok, 10 miliardi di Peris per creare una situazione di vantaggio estremo contro questi avversari. Diciamo l'unico cambiamento in confronto allo stage precedente sono dei potenziamenti e il cagnolino acqua aggiunto. Niente di troppo difficile, quindi Grande Afflitto penso lo faremo molto velocemente. Giustamente mi studierò gli stage uno a uno mentre andiamo avanti. Intanto abbiamo 10 miliardi di Peris. Olè. Allora c'è l'Ururun, che come vedete non è potenziata fortunatamente, che sennò erano guai nostri. Ok, da quello che so le Peris non dovrebbero venire colpite e il nostro Dark Amia dovrebbe devastare Ururun in maniera aggressiva anche, oserei dire. E intanto il nostro Sniper The Cat dovrebbe tenere ferma anche l'Ururun stessa. Ma non so se è riuscito ad arrivare avanti pure lui. Guardate come teniamo bloccato tutto. L'Ururun sta prendendo botte importanti. Ecco, è arrivato l'unico che potrebbe darci qualche problema. Per fortuna che c'è il Corriere. Vai così. Ok, Ururun non si sta muovendo dalla. Snipe the Cat non ci ha ancora raggiunto. Ai ai ai. Quindi in pratica non stiamo sfruttando Snipe al pieno. Ururun è stata eliminata, quindi sono rimaste solo l'unità qua davanti. Ok, è rimasto solo il bellissimo Boar rallentato. Niente male, eliminato. Adesso arriva pure lo struzzo. Snipe the Cat dovrebbe tenere fermo anche lo struzzo ipoteticamente. Guardate le Peris ragazzi, qua in questo stage fanno veramente un lavoro egregio. Secondo Dark Amiao sul terreno. Grande Afflitto portato a casa con una combo molto strana e con i shield più economici del deck. Ok, ho messo un altro Snipe the Cat, ma penso non arriverà in tempo perché abbiamo già devastato torre. Questo Grande Afflitto è stato più veloce del previsto. Ci piace. Quindi adesso devo studiarmi lo stage dopo. Ok, allora piume e oro. Secondo stage di oggi, Volpe Paziente. La combo è molto simile alla precedente, sempre
di shield molto piccoli che vanno effettivamente a creare una sorta di copertura. Intanto Snipe pronto lì per tenere fermo Boom Boom. Ok, ci serviranno i crit, quindi abbiamo messo Jurassicat proprio per eliminare il gattino. Intanto Can Can. E se riusciamo, appena riusciamo a levarci il cagnolino, mettiamo anche robina più importante tipo fluttuante, così cerchiamo di fermare anche Boom Boom. Intanto corriere, vai così. Boom Boom lo stiamo knockbackando, teniamolo fermo il più possibile. Fluttuante. Ok, diciamo che questa situazione è un po' più impegnativa della precedente, però penso una volta che leviamo Boom Boom dovremmo stare a cavallo, ragazzi. Dobbiamo fare abbastanza dindini da... sia prendere il fluttuante là dietro con il nostro bellissimo gatto pescatore, e sia riuscire piano piano ad evocare il mio schettiere. Ok, carine queste combo, mi piacciono i combo con i piccolini. Allora, mio schettiere, si parte, nel caso precedente era il Dark Meow perché c'erano Traitless, qua i Traitless sono praticamente zero. Qua è tutto misto, quindi tocca andarci abbastanza importanti. Poi c'è questo elefante che non è problematico, basta tenerlo bloccato. Devo mettere un Jurassicat per forza perché c'è un cagnolino metallico. Come vedete è abbastanza tranquilla la situazione, dai, fattibile. Ok, il mio schettiere viene colpito dall'elefante, forse mi serviva qualcosa con più raggio. Intanto Jurassicat vedo che non si leva dai tre quarti, mo lo leviamo noi. Ok, l'elefanto sta reggendo e dovrei andare giù adesso. Allora, adesso questi dovrebbero essere Traitless, sono gli unici effettivi Traitless fastidiosi di questa situazione, però come vedete si eliminano velocemente. Quella è la Volpe Rossa, quella che viene chiamata Volpe Rossa in questo stage, anzi Volpe Paziente in italiano, ma in inglese c'era anche Red, Red Fox, invece qui non l'hanno messa la scritta, non so perché. Ok, allora mio schettiere continua. Mi è morto il mio schettiere perché comunque sta volpe è potente. Vai così. Oh, anche una face. Niente di fatto qua. Pericolosa la faccia. Due face rosse. Qua il corriere a tutto spiano, raga. Corriere a tutto spiano ci deve salvare la vita. Gao dovrebbe stare fuori dal target. Ok, ecco perché si metteva il Gao potente in questa combo. Perché non viene preso da Red Fox. Ok, vai così. Sembra che stiamo continuando a reggere. Un altro mio schettiere sta per scendere in campo. Benissimo, intanto Gao continua a fare il suo dovere a distanza. Spero che anche gli altri piano piano riescano a cuscicchiare un pochino. Vabbè, Gao è stato colpito, mi sa. C'ho paura. Intanto un altro Snipe the Cat là dietro. Speriamo che non arrivano altri metallici. Mi sa che il mio schettiere è troppo ravvicinato come raggio e quindi non colpisce spesso. Si stanno a cominciare a mucchiare pure dei nemici e questo è un male. I nemici devono andare giù velocemente. Ok, è arrivato anche un altro metallico. Per fortuna li stiamo utilizzando. Stiamo reggendo, eh. Ok, quindi non stiamo malissimo, però. Ok, abbiamo beccato con Snipe the Cat e elefante in maniera drammatica, poverino. Per andare a finire dietro alla volpe. Questo è un bene perché riusciamo a colpire pure la volpe ogni tanto. Allora, altro piccolo knockback. Cerchiamo di spingerli più indietro possibile, così anche se dovessimo avere dei problemi li recuperiamo in corso d'opera. Ok, vai con un altro Gao, che Gao sta facendo un lavoro discreto. Allora, mi servirebbe un altro Jurassicat, perché Gao non è che fa i crit assicurati, eh. Quindi tocca per forza eliminare quei cagnolini metallici. Abbiamo anche i nostri Mid Shield piccolini. Intanto mi chiamano la mattina perché non sanno che fa. Io non risponderò, mi dispiace. Sicuramente sarà qualche robina. Ok, vediamo un po'. Cerchiamo di knockbackare tutto. Ci dovremmo essere. Dai che la volpe viene eliminata. Oh, era ora. Era ora, ragazzi, era ora. Vediamo un po' che riusciamo a creare qua. Niente male. Buttiamo giù. Andiamo. Doppio Gao il potente sul terreno. Sì, avevate ragione, sono diventati esclusivamente più impegnativi. Però si tengono, si tengono. A posto così. Tiriamo giù sti maledetti e ste face. E mi scuso per la chiamata, non mi aspettavo proprio. Di solito non mi chiama nessuno a quest'ora.
Fece pazzia. Poi ritelefonerò per sapere chi era. Fiume! E vai così. Proviamo a fare imparare ad odiare, ragazzi. Ho fatto lo stesso deck precedente. In pratica ho fatto un paio di change, anzi tre change precisamente. E basta, vediamo un po' se riusciamo a fare imparare ad odiare. Ok, secondo me ce la potremmo fare. Ok, tanto metto sempre Snipe the Cat là dietro. Olè. Vai così. Slime riesce a pulire Yaku senza troppi impedimenti. La Cancan mi serve per i dindi. Aia. La mina riesce a toccare i Tore da lì. Quello è un problema. Quindi dobbiamo riuscire a pulire e arrivare sotto alla mina prima possibile. E a beccarla, perché sennò siamo nei guai. Ma mi sa che Snipe the Cat mi è morto sotto il colpo di mina. Non vorrei dire. Mi sa di sì. E sta continuando ad avanzare mina. Noi dobbiamo fermarla a mina. Porca miseria. Ok, niente. Non riusciamo a proseguire e andare a colpire mina. Quello vogliamo fare noi, ma non ce lo permettono. Ok. Dark Meow mi servi assolutamente. Abbiamo un problema logistico. Sta avanzando la mina e sta colpendo torre. Ok. Slime, ti prego, salvaci tu. Anzi, Dark Meow, salvaci tu. Facci sognare, Dark Meow. Ok, le iene stanno venendo con un beccato. Dobbiamo riuscire ad arrivare a colpire mina senza far morire Dark Meow. Ok. Vai così. Stiamo proseguendo. Ce la possiamo fare in tempo prima che la mina ci distrugge casa? È arrivato pure l'elefanto. Ok, non so se ho colpito mina. No, mi ha slowato il pesciaccio. Ok, si è fermato il pesciaccio. Non so se stiamo colpendo mina. Io voglio colpire anche mina. Ce la faremo a colpire mina? Mi chiedo e mi domando. Perché sennò qua la torre va giù, eh. Non manca tanto alla fine. Ok, abbiamo beccato mina. Baglio? Mi sembra che sia più indietro. Ok, sta venendo colpita dal Dark Meow. Ma Dark Meow c'ha meno area di Shadow Gao come distanza e quindi viene colpito. Problemino, diciamo. Ok, con beccata ancora. Spero che la torre non arrivi adesso a colpire. Non arriva a colpire torre, sembrerebbe. Il problema è che abbiamo ammucchiato talmente tante unità là davanti. Pure gli uccelletti, ciaone. Per fortuna ci abbiamo 10 miliardi di mid shield, compreso il gatto metallico, che ci sta facendo da barriera. Vai così. Dobbiamo riuscire a levare quella maledetta. Non so se ce la farò però. Perché se arriva a toccatore sono guai nostri. Ok. Stanno cominciando ad avanzare. E ciò significa che non la colpiremo più. Nulla di fatto mi sa. Non lo so se la sto acchiappando. È quello che mi preoccupa a me. Non capisco se la sto prendendo. Shadow Gano non è immortale, ragazzi, eh. Allora, posso pure provare con beccarla. Un elefante l'abbiamo eliminato, stranamente. Questo è già un bene per noi. Un piccolo knockback, giusto per tenere lontana la tizia. Snipe, penso non riuscirà mai ad avvicinarsi. Dark Meow sta adesso qua. Però stiamo colpendo lei, ma lei non muore. Dark Meow, ti prego, eliminala. Oh, era ora. Cioè, il nostro problema grosso era lei. Adesso si tratta di riuscire a levare gli elefanti di mezzo. E giustamente Dark Meow non lo può fare. Quindi cerchiamo di farlo col corriere. Ok, i shield reggono tutto. Lei non c'è più. Quindi l'abbiamo portata a casa. Stage impegnativi ma fattibili. Niente male. Ok, ce la possiamo fare. Gli uccelletti dovremmo eliminare con lo Slime Cat. Ipoteticamente, sì, no. Sono sopravvissuti. Nonostante tutti i colpi che abbiamo tirato. Complimenti, oserei dire. Tocca mettere un bello Shadow Gao. Cercare di eliminare quel cavolo di elefanti. Mi sa che hanno potenziato ulteriormente sti elefanti, però, perché reggono parecchio. E io sto iper mid shieldando, quindi non riescono a proseguire, però. Insomma, se fanno sentire, Ok, Dark Meow. Un elefante è andato giù. Un elefante. Si dondolava. Vai che lo buttiamo giù pure a lui. Intanto con occhio becchiamo. Cerchiamo di prendere pure pesce. Andiamo a finire sotto all'area di pesce. Ok. Dark Meow non è stato colpito dal pesce. Olè. Vai, continuiamo a pushare. Ci siamo. Vai così. Vai che ci piace questa
situazione. Shadow Gao. Ripeto, Dark Amiao non è il top contro questo, però ci serviva assolutamente per i nemici precedenti. E qui alla mina, eliminarla il prima possibile. Niente male. Vai così. Ormai si tocca torre. Non mi preoccupa il pesciotto. Ecco Dark Amiao. Niente male. Mettiamo tutto giù. Ok. Discreto. Perfetto. Eliminiamo gli uccelletti con Shadow. Ormai la torre è rimasta a 50.000, quindi penso che sia questione di qualche secondo. Imparare ad odiare, portata a casa. Ossa bestiali. Questo multiplanar studio ho deciso di farlo a modo mio e con la mia combo. Non ho messo la combo quella in pratica cheesing, l'ho voluto fare normale. Infatti ho messo il max anche per assicurarmi di portarla a casa. Perché effettivamente è uno stage molto particolare e ha bisogno di tantissimi BR. Ma non solo, anche di Uber, secondo me, adatte anti-zombie. L'unica cosa che ho sbagliato, probabilmente non ho messo la torre. Quindi mi scuso se potremmo avere qualche problema, ma è scontatissimo che è un nemico da abbattere. Quindi ho messo anche la combo cooldown per cercare di poter evocare immediatamente tantissimi Assassin Bear abbinati al max. Dobbiamo riuscire a menargli e fargli tanto 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 male. E intanto tenere fermi pure sti cagnolini Aku. E intanto mette pure l'Octopus, se non me lo scordo di metterlo, perché giustamente dobbiamo parare l'ondare della torre, che sono fastidiose alquanto. Ok, aia. Per fortuna il nostro Uberone c'ha pure il Survivor, quindi niente male. Vai, riusciamo ad avvicinarci forse. Ok, l'abbiamo beccato, gli stiamo a menare male. Vai così. Menamogli il più possibile, raga. Deve andare giù, che è un piacere. È andato giù. L'abbiamo già eliminato, ragazzi. Assassin Bear pesantissimo, multiplanar studios. Torre non ci fa paura, la dobbiamo buttare giù in velocità. Il prima possibile, prima che esce qualsiasi cosa ci possa dare fastidio. Mamma mia, raga, le truppe gigantesche di Assassin Bear. Cadavere. Bam. Multiplanar studios portato a casa instant. Vai così, ossa bestiali. Allora ragazzi, Uber carry della storia. Vediamo un po' se ci riusciamo. Ok. Vediamo un po' se ce la facciamo. Intanto mi shieldiamo a belva. Ok, questi sono i re Neko Kaman, che sicuramente li avete visti in passato. Senza troppi problemi dovremmo riuscire a evocare la prima Gai. Questi non sono un problema per noi, questi piccoletti. Ok, niente male. Direi che è un'ottima situazione per ora. Siamo gli Octopus. Abbiamo messo anche i bellissimi gatto negro danzante, che sono adatti a questa situazione, lo sapete bene. Ok, vediamo di mettere anche gli altri Uber. Dobbiamo tirargli veramente una situazione di stallo totale. Va bene. Gatto in culla creato. Cioè i negro danzanti in pratica devono essere nella base di questa combo. In modo pesantissimo devono permastunnare il nostro avversario. Se ce la facciamo, giustamente. Non è detto, eh. Intanto sto ipermichildando. Anche perché tanto non vengono eliminati, come vedete. Grande tranquillità. E cerchiamo di mettere tutti gli Uber più lenti per primi. Quindi pure lei, che la teniamo ferma con mia Vitama Oracolo. Ci sono precisamente 4 Uber. In realtà dovrebbe essere 5 Uber. Essere Uber carry. In realtà c'è pure l'Asboss, ma fa parte della combo. Quello non verrà usato, mi dispiace. Ok. Vuol dire che ci stiamo avvicinando a torre, cioè mi preoccupa un'altra Gai? Ma sì! Doppia Gai, ragazzi. La prendiamo con grande calma. Speriamo di reggerlo adesso. Eccolo che arriva. Anche perché stanno un sacco di nemici Aku. Ok, i cagnolini sono stati one shotati in pratica. Ok, non lo stiamo stunnando, quindi olè, adesso sì. Mi serve l'Octopus. Ragazzi, perma stun su lui. Lo dobbiamo tenere bloccato. Peccato che l'abbiamo pure knockbackato, non doveva. Olè. Perché escono un sacco pure di animaletti. Vai che lo yemenamo. Mi ha schettiere per pulire. Vai che perma stun. Forze infernali. Un max l'abbiamo utilizzato, perché comunque ci sono troppe Uber da evocare.
Dai, facciamo un bear carry. Pure l'Asvos. No, non lo metto l'Asvos. L'Asvos. Beh, però dovrebbe funzionare contro di lui. Anche se non è potenziato. È monotarget l'Asvos. Ipoteticamente parlando. Madonna, le botte, raga. Le botte. Forze infernali. Boom, buttato giù instant. Ok, direi che ci stiamo andando molto bene. Forze infernali, buttato giù con un max e iper uber carried. Gigante proprio. Mi dispiace quasi per lui. Eh sì. Vittoria, 321.000 carbone e ossa bestiali. All star infernale, ragazzi. Andiamo a fare questo stage. Pazzesco, unico. Riusciremo a farlo sicuramente. Sicuramente, ragazzi, questo stage viene eliminato in pratica esclusivamente dal Barlog. Voi non ci credete? Ora ve lo faccio vedere. Milioni di mid-shield e un Barlog, ragazzi. E ho messo anche la combo esageratissima. Attack up misto. Ok. Mi sono portato anche lo Shinkansen per levare lo scudo a Yaku Dog. Vai, facci sognare, Barlog. Devastali. Mid-shield a manetta. Ururun verrà presa a schiaffi malamente. E vai con l'altro Barlog. Push Shinkansen. Mi dispiace per te, Ururun, ma prenderai un sacco di botte. Ma proprio tante. Mi dispiace per te. Ma questa è la nostra ribalta. La ribalta del Barlog, ragazzi. Gigantesco, potente, maxato. Vai, non metto manco il Behemoth. Andiamo solo di Barlog, che ne pensate? E The Shinkansen con Mid Shield. Ale, cattiveria. Arriva l'altro Barlog, ragazzi. Ma dov'è la torre? Aspettate, mi sono perso la torre. Ah, sta qua dietro. Cioè, siamo sotto torre e stiamo menando alla torre? Seriamente? Così? A secco? Ma io sono quasi contento, sarei dire. Vai, Barlog. Picchia. Picchia. Vinta. Instant. Abbiamo completato tutto. Fiume e carbone. 30 friscat e leadership. Fatto. Altra fase delle leggende misteriose completata. Portata a casa. Velocissimi. Molto divertente. Ci è piaciuta. Arriviamo a 1000 like. Condividere il video. Iscrivetevi al canale se non è. Lasciate l'hashtag TheBattleCats. Qua sotto nei commenti. Per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.